Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale, bentornati se già eravate iscritti. In questo nuovo video vi darò delle idee di colazioni sane, ma allo stesso tempo buone, che sono perfette per il periodo scolastico e che quindi si preparano in anticipo e poi la mattina le abbiamo già pronte o che comunque in pochissimi minuti devono soltanto essere assemblate. Allora, cominciamo subito con la prima ricetta, che sarà quella di questa torta di carote che ho messo nelle mie storie di Instagram e ha fatto un successo assurdo perché tutti mi avete chiesto la ricetta. Quindi partiamo proprio con questa. Allora, per tutti gli ingredienti trovate il link giù nell'info box e inoltre se volete acquistarli appunto su Prodis avete il mio codice sconto che è alemaca10. Allora, come prima cosa andiamo a pelare e grattugiare le nostre carote, che saranno appunto l'ingrediente principale della nostra torta. Dopodiché passiamo quindi agli ingredienti liquidi, ovvero le uova e l'albume. Potete anche utilizzare per esempio l'albume in brick, io per abitudine non lo utilizzo perché preferisco utilizzare le uova intere. Uniamo anche il sale, un pizzico, e lo zucchero di cocco oppure anche zucchero di canna, sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, insomma quello che preferite e quello che avete soprattutto. Quindi andiamo a mescolare energicamente i nostri ingredienti liquidi e mettiamo da parte. Andiamo quindi a pesare le nostre farine. Io utilizzo questa farina di avena integrale che prendo su Prodis, ma se non l'avete potete anche utilizzare dei fiocchi d'avena e tritarli con il frullatore molto finemente. Dopodiché andiamo ad aggiungere una bustina di vanillina, molto meglio se avete diciamo l'essenza pura e naturale di vaniglia, io purtroppo non l'avevo quindi ho dovuto aggiungere questa. Poi andiamo quindi ad aggiungere anche la scorza di limone, io ho utilizzato la scorza di un piccolo limone e poi il lievito. Quindi andiamo a mescolare tutti i nostri ingredienti secchi. A questo punto non ci rimane soltanto che unire ingredienti liquidi con gli ingredienti secchi e anche le nostre carote, che andremo però a strizzare per togliere un po' la loro acqua, diciamo, il loro succo. Man mano che andate mescolando, se risulta un po' troppo diciamo denso, fate come me, aggiungete un po' di latte di cocco o anche latte d'avena, quello che vi ritrovate a casa. Allora, per cuocerla sono andata ad utilizzare una tortiera di circa 22-26 cm, se non mi sbaglio. Quindi sono andata a foderarla con la carta forno e poi l'ho anche unta con olio di cocco e infarinata con un po' di farina d'avena. Dopodiché andiamo a infornarla, forno preriscaldato, ripiano a metà forno per 20 minuti a 170 gradi. Una volta cotta quindi avete la vostra colazione pronta per almeno 3 giorni, non di più perché essendo che ci sono le uova non potete conservarla più di 3 giorni, ovviamente il primo giorno la conservate fuori e dopodiché la mettete in frigo. Io la mattina quindi la vado a tagliare in due parti e la vado a farcire con lo yogurt greco, questo è il solito che utilizzo della Fage, che vado a dolcificare con una goccia di aroma alla vaniglia che potete sempre trovare su Prodis, vi lascio come al solito il link giù nell'info box, e poi anche delle noci spezzettate all'interno e anche in superficie. Questa combo è davvero fantastica, vi consiglio vivamente di provarla e se la provate mi raccomando taggatemi su Instagram così che io possa vederlo e repostarvi.
e fatemi sapere magari anche se vi è piaciuta o meno. Ovviamente è perfetta per andare a scuola, tagli la tua fetta e scappi via, è perfetta anche per quando siete in ritardo, per me sicuramente, dato che sono sempre di corsa. Allora, adesso passiamo alla seconda colazione. Questa è una combo che io ho scoperto da pochissime settimane, ma di cui mi sono davvero follemente innamorata, quindi ho deciso di condividerla anche con voi. Allora, ci servirà dello yogurt greco. Se non vi piace, state davvero tranquilli perché in questo modo vi piacerà al 100%. A cui aggiungeremo circa 2 o 3 gocce di aroma alla vaniglia di Prozis. Vi lascio sempre il link giù nell'info box. E poi andremo a mescolare anche circa 15 grammi di burro di mandorle. Potete utilizzare anche per esempio il burro d'arachidi o un burro di frutta secca a vostra scelta. Andiamo a mettere anche dei cornflakes. Questi che utilizzo io sono fatti soltanto di mais e sale e li potete trovare all'Auchan. Quindi questa è la colazione, però vi do anche un consiglio. Mescolate lo yogurt con i cornflakes e li fate riposare per circa 2 minuti. Diventeranno più mollicci e si creerà una pappetta davvero troppo troppo golosa che io adoro troppo. E quindi niente, questa era una colazione che volevo consigliarvi perché davvero io mi sono innamorata. Sicuramente non poteva mancare nelle colazioni back to school la ricetta della mia granola fatta in casa, che sapete già che amo perché ho fatto un video solo dedicato a lei, però ve la ripropongo. Allora, io utilizzo questo mix di frutta secca che compro su Prozis e vi lascio sempre il link giù nell'info box. E appunto vado semplicemente a pesarla e tritarla grossolanamente. E un consiglio che vi do è che io scarto insomma le noci perché secondo me nella granola non ci stanno molto bene. Quindi vado a pesare tutti i miei ingredienti, ovvero la frutta secca, i fiocchi d'avena, poi un cereale soffiato. Io utilizzo il farro soffiato, però potete utilizzare qualsiasi altro cereale soffiato, quello che preferite. Poi unisco anche il sale, molto importante, la cannella, dei semi, semi di chia o chia, non so come si chiamano, e che potete anche omettere. E poi vado a appunto mescolare lo sciroppo d'agave, che potete sostituire con lo sciroppo d'acero, il miele, insomma quello che preferite, con 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Allora, a questo punto andiamo a foderare una leccarda da forno e con della carta da forno. Io purtroppo non l'avevo più, cioè mi era finita, quindi ho dovuto utilizzare la carta stagnola. Però vabbè, dettagli. Quindi poi versiamo tutta la nostra granola, la spianiamo per bene e la facciamo cuocere per 20 minuti in forno a circa 130 gradi. I tempi di cottura dipendono dal vostro forno. E quindi insomma stateci sotto, controllatela spesso perché ci mette un attimo a bruciare. Quindi quando sarà pronta la fate raffreddare completamente e quando è fredda la conservate appunto in un contenitore di vetro ermetico, e questa potete conservarla anche per 2 settimane, sta perfettamente. Quindi la mattina andate semplicemente ad assemblare il tutto. Potete mangiarla con lo yogurt greco come faccio io, con uno yogurt normale, con lo yogurt di soia o anche con il latte. Personalmente è una colazione che io amo e ormai faccio da una vita, da almeno 4 anni. Allora, passiamo alla prossima ed ultima ricetta di questo video, ma non per bontà, perché anche questa è super buona, è super super veloce, perché si prepara il giorno prima in davvero 5 minuti e poi l'indomani dovete soltanto uscirla dal frigo e mangiare. Allora, non vi darò delle dosi specifiche perché veramente potete farla come vi pare. Io vado a schiacciare mezza banana,
Poi vado a prendere dello yogurt greco che vado a mescolare con un cereale soffiato e il composto non deve risultare troppo liquido, anzi deve risultare bello asciutto. Andate ad aggiungere anche la banana, quindi non esagerate con lo yogurt, magari raggiungete a poco e poi aggiungete anche un pizzico di cannella o anche no, insomma come preferite. A questo punto dobbiamo soltanto trasferire tutto il nostro composto in una ciotola e spianare bene tutta la superficie. Dopodiché io ho aggiunto della crema di nocciole, cacao e cocco, ma voi potete anche mettere burro di mandorle, burro d'arachidi, burro di frutta secca, quella che preferite. E insomma niente, mettete in frigo ed è pronta, all'indomani mattina uscite e mangiate. E niente, quindi è tutto per questo video, spero vi sia piaciuto, spero che io vi abbia tenuto compagnia, che vi sia stato utile, che rifarete queste ricette e mi raccomando, se le rifarete taggatemi su Instagram così che io possa vederla e repostarla appunto nel mio account, nel mio profilo. Vi mando un grandissimo bacio, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Muah!